Una buona serata e ben ritrovati con Dentro la Notizia. La quinta commissione della Regione Puglia ha affrontato due temi di importanza nella nostra regione. Da una parte la videosorveglianza e dall'altra la tutela ambientale. Nel primo caso parere favorevole al regolamento per disciplina e tutela dei dati sensibili in materia di videosorveglianza e l'accertamento di illeciti ambientali nella nostra regione. Il regolamento garantisce che i sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Regione Puglia nel territorio regionale al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali anche delle persone fisiche. Prevista anche la sottoscrizione di accordi con gli enti proprietari o gestori delle strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica individuale con apposito atto della struttura regionale. Spostiamoci nell'Abate, dove un liceo cittadino ed il Rotary Andriese hanno fatto una operazione importante per illuminare la chiesa cittadina. News 24.7. La facciata della chiesa di Sant'Agostino illuminata con due corpi luminosi per esaltarne la bellezza storica-artistica, un'iniziativa resa possibile grazie al Rotary Castelli Svevi di Andria e dal Liceo Scientifico Nuzzi, esempio di collaborazione al servizio della città per riscoprire alcune delle sue bellezze più belle, spesso dimenticate o come nel caso della chiesa di Sant'Agostino, abbandonate all'oscurità. Il progetto è stato fortemente voluto dalla past president del Rotary Andriese, Francesca Caterino Ieva, prezioso l'apporto del Liceo Nuzzi tramite il gruppo di lavoro di Explorandria, app fondata dal Liceo Scientifico con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città federiciana. È questo il connubio che ha avviato e poi realizzato concretamente il progetto Luci su Sant'Agostino. E dietro questa luce però c'è tutto un percorso dell'anima che ci ha visto lavorare insieme, che ci ha visto uniti, al di là delle differenze, lavorare, fare comunità, vivere comunità e lasciare un segno. Questo segno che è cominciato dalla bellissima app di Esplorandia e si conclude, ma spero non sia l'unico, ma che possa continuare con questa luce. Questa luce che ci invita a soffermarci, a cogliere il bello che ci circonda, a guardare in alto. Provocazione di Acciaierie d'Italia, la proprietaria dell'ex Ilva di Taranto, che ha comunicato la cassa integrazione straordinaria ai lavoratori usando il logo di uno sdraio con il sole. Per i sindacati UILM e USB, che non avevano firmato, a differenza delle altre organizzazioni sindacali, l'accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria per 3.000 lavoratori, di cui 2.500 a Taranto, partita lo scorso 28 marzo. I sindacati UILM USB giudicano un gesto offensivo quello dell'azienda. Tra l'altro, le due organizzazioni sindacali dicono che gli esuberi strutturali abbandonano al loro destino i 1.600 lavoratori, mentre i sindacati che hanno firmato l'intesa sostengono invece che nell'accordo non si parla affatto di esuberi e che i patti parasociali sono stati modificati dal contratto tra l'azienda e il governo Conte, che garantiva la piena comprensione e corresponsione della tredicesima ed il principio della rotazione per distribuire in modo equo il ricorso alla cassa integrazione straordinaria e ridurne il più possibile l'impatto. A Cerignola nel Foggiano, l'Istituto Tecnico Agrario Pavoncelli ha presentato un importante progetto sulla legalità nell'ambito di un concorso della Prefettura di Foggia dal titolo Territorio di Capitanata, la bellezza come specchio della legalità, atto a stimolare i ragazzi su temi come giustizia, libertà e conoscenza del territorio. Il lavoro si è snodato con una ricerca su Cerignola atta a scoprire quali siano le opportunità lavorative locali che rendano suggestivo il loro territorio e il loro scopo in termini legali. Poi la scoperta della cooperativa sociale Altireco con l'intento di investire sulla passione per la propria terra ed il connubio con Michele Cianci, il protagonista con cui
i ragazzi della seconda B Eno hanno preparato a questo intenso lavoro. Si tratta di un armiere della città ofantina che era stato ucciso nel dicembre 91 poiché aveva diviso un anziano da un tentativo di rapina. Di questo ne abbiamo parlato con la sorella dell'armiere, Angela Cianci, e sentirete anche Dora Giannatempo, responsabile stampa della cooperativa sociale Alterico, che ricordiamo sta lavorando da anni su un terreno confiscato alla mafia che si chiama Terra Out, dando prestigio al territorio ed all'Italia. Sentiamo. Angela Cianci, felice di ritrovarti. Piacere mio. Questo progetto della legalità dei ragazzi ha portato inevitabilmente all'attenzione anche quello che è stato tuo fratello. Tutto quello che è successo lo sappiamo ormai. Quanto è importante ancora ricordarlo in un contesto come questo, Angela? Allora, la memoria quindi è importante. Innanzitutto quindi dobbiamo fare un distinto tra ricordo e memoria. Ricordare significa quindi ricordare qualcosa del passato, magari che ci è rimasto quindi impresso, non so, come le cose dell'infanzia, della nostra adolescenza, eccetera. Memoria invece ha un significato molto più profondo. Significa quindi trasmettere ai ragazzi, ma in modo particolare quindi quando diciamo ragazzi alle nuove generazioni, la cosiddetta generazione Z. I ragazzi hanno bisogno di conoscere le storie, perché come diceva Primo Levi, se comprendere e conoscere è indispensabile. E queste storie quindi vanno conosciute, vanno quindi tramandate, vanno raccontate, ma non soltanto come un articolo di cronaca, in modo particolare quindi puntare sulle loro coscienze, scuoterle, renderle sensibili per capire che determinate storie non devono più accadere. Da Giannatempo la cooperativa Altereco sta avendo tante iniziative importanti per la legalità, anche Terra Auto sta avendo un successo importante su questo, e anche questo progetto di legalità realizzato dai ragazzi della Gaia Pavoncelli ha una consistenza. Sì, oggi siamo qui a Pavoncelli per dare il nostro contributo a questo progetto della legalità. Entra all'interno un po' di tutti i nostri interventi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. In futuro ci proiettiamo verso maggio, che è il mese dedicato insomma alla memoria delle vittime della strage di Capaci. Esatto. E alla memoria della nascita del movimento antimafioso in Italia. Alla luce di questo la cooperativa Altereco, insieme alla rete del progetto La Strada, realizzerà il 22 maggio una rappresentazione teatrale sulla memoria di Michele Cianci, che è frutto di un percorso formativo sviluppato all'interno del progetto La Strada, cantieri di antimafia sociale finanziato dalla Regione Puglia. È una delle ultime tappe, per noi molto importante, per rendere permanente la memoria di Michele Cianci, non solo per Cernina, ma anche oltre i confini della nostra città. E come vedete adesso entriamo nella pagina sportiva del nostro giornale. Avete già in qualche maniera visto che parliamo subito di Serie A, perché sono in corso due partite che riguardano i posticipi della nona giornata del girone di ritorno. Cominciamo da Empoli, dove come vedete a 11 minuti dalla fine l'Empoli è in vantaggio sul Lecce per 1-0 grazie al gol segnato al 22esimo minuto della ripresa da Caputo. Va anche detto che la partita è stata posticipata di un'ora perché intorno alle 18:25 si è verificato un incendio poi prontamente domato in uno degli spogliatoi dello stadio empolese. Questo per quanto riguarda la sfida tra Empoli e Lecce, mentre un'altra sfida è in corso in pratica da circa 23 minuti. Si tratta esattamente della sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Qui siamo al 21esimo minuto del primo tempo. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Sassuolo e Torino. Naturalmente in chiusura di giornale poi ci torneremo ancora con le partite in corso, ma facciamo anche un salto indietro di qualche ora e verifichiamo che cosa è successo nelle gare domenicali.
Prima sconfitta della stagione per il Napoli capolista nel campionato di Serie A. Nella nona di ritorno della stagione, gli azzurri allenati da Luciano Spalletti hanno perso con un mortificante 4-0 contro un Milan stellare. I gol arrivati tra primo e secondo tempo portano la firma di Leao, doppietta, Diaz e poi Selemakers. In chiave europea si rilancia il Lazio, che mantiene il secondo posto battendo il Monza per 2-0 con le firme di Pedro e Milinkovic. Bene anche la Roma di José Mourinho, che batte una Sampdoria sempre più in crisi con le firme di Wijnaldum, Dybala e El-Shaarawy. Prosegue il momento positivo del Bologna 3-0 all'Udinese, mentre Spezia Salernitana si accontentano dell'1-1. Bene, questo è dunque quello che è successo nelle partite domenicali. Passiamo adesso alla Lega Pro con l'Audace Cirinola che ieri a Monterisi ha pareggiato 1-1 con il Potenza e si è qualificato automaticamente per gli storici playoff in Serie B. Sentiamo l'analisi della partita fatta dal tecnico della formazione Ovantina, Michele Pazienza. Sì, sicuramente per quanto visto nell'arco dei 95 minuti il pareggio è il risultato più giusto probabilmente, anche se nelle fasi importanti della gara, dove comunque avevamo il pallino del gioco, dove comunque avevamo creato qualcosa di importante che ci potesse portare in vantaggio, siamo stati poco incisivi, poco lucidi, poco cattivi, ma fa parte del calcio. Noi dobbiamo guardare e dobbiamo pensare di arrivare a creare quelle situazioni. Poi per fare gol, per arrivare a essere più incisivi, c'è tempo per migliorare, e quello fa parte del percorso di crescita. E poi sicuramente è stato molto bravo il nostro portiere Saracco a tenerci in partita, e nella circostanza del tiro di Murano dalla distanza, dove la palla sembrasse andare nell'incrocio più lontano, e poi chiaramente sul calcio di rigore, che secondo me ha fatto un intervento strepitoso di altissima qualità e di una categoria diversa. Nel secondo tempo la squadra ha iniziato molto bene la partita, col piglio giusto, andando a trovare un gol, secondo me bellissimo, per le linee di passaggio create, per i tempi di inserimento, per tutta l'azione globale che poi ha portato al gol di Samele. Secondo me hanno lavorato molto bene nella circostanza del gol e nelle circostanze successive al gol del vantaggio, perché hanno ricreato delle situazioni molto molto simili, dove sono stati meno bravi a trovare il gol del doppio vantaggio. E poi, come spesso succede nel calcio, se non sei cattivo quando devi esserlo, vieni punito, e così poi è successo su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, dove Volpe, se non sbaglio, è stato più bravo del nostro difensore a trovare la via del gol. E poi ancora una volta Saracco è stato bravo a non rovinare la giornata, perché non dimentichiamoci che comunque questo è un pareggio importante che ci porta a raggiungere un secondo obiettivo stagionale dopo quello della salvezza. Bene, andiamo a vedere ancora una volta la situazione sui campi della Serie A in questo momento. Siamo al 25esimo minuto del primo tempo al Maffei Stadium di Reggio Emilia, ancora 0-0 tra Sassuolo e Torino, mentre quando siamo in pratica anche a 5 minuti e passa dalla conclusione del confronto al Castellani di Empoli, sempre l'Empoli in vantaggio sul Lecce per 1-0, che è la piuma di Caputo arrivata intorno al 18esimo minuto della ripresa. Guardate voi per tutto il quadro della giornata. Vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Ci fermiamo qui. Appuntamento con l'informazione alle 8:30 con Mattina 24 Live. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Grazie per l'attenzione e buonanotte.